Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto attraverso i canali social del Comune, Facebook Biblioteca Comunale e YouTube Comune di Rignano Flaminio. Allora, siamo al secondo appuntamento del percorso che faremo quest'anno con la lettura di Dante. Nel primo incontro c'è stato con noi un grande ospite, Don Marco Frisina, che ci ha introdotto al mondo di Dante, ci ha dato i primi strumenti per poter aprire per qualcuno o riaprire dopo tanto tempo per altri questo libro così importante. Un avviso che volevo fare a tutti: non abbiate paura. Tante volte quando si pensa alla Divina Commedia si pensa a qualcosa di pesante che sta sulla nostra testa. State tranquilli, è un testo che cercheremo di leggere insieme in maniera molto semplice e cercheremo di passare dal testo alla vita e percorrere, farci prendere per mano da Dante e percorrere insieme con lui questo cammino, fare insieme con lui questo cammino. Quindi senza paura riapriamo questo testo. E se siete in ascolto, avete il vostro testo, va benissimo, ma non vi preoccupate perché i testi che commenteremo insieme oggi del primo canto dell'Inferno appariranno anche sul vostro computer, sul vostro iPhone, e quindi potrete seguire da vicino e poi magari potrete ritornare su quelle parole, che sono parole molto profonde. E non sono da solo perché io sono un discepolo di Dante. Ma con me ci sono professori di Rignano Flaminio che mi aiutano in questo cammino. C'è con noi il professor Andrea Stella. Buonasera, Buonasera a tutti. Andrea, buonasera. Sei in tiro, sì, per iniziare. Sei contento? Ovvio, ovvio. Ovvio, alla grande. E poi c'è la professoressa Laura Dellaia. Buonasera. E c'è Patrizia Zenga insieme con noi, un'altra professoressa di Rignano. Ma oggi non siamo soli. Buonasera. Patrizia, buonasera, Patrizia. E oggi non siamo soli perché qui mancava qualcuno che con Dante oltre noi ci sta a contatto più continuamente. Ci mancava uno studente. E allora abbiamo avvisato i nostri scout. Oggi ce n'è soltanto uno. La prossima volta speriamo che sia tutto il gruppo del clan ad essere insieme con noi. Do il buonasera a Eliseo Gagliardi, che da Morlupo sta insieme con noi. Ciao Eliseo. Buonasera. Eliseo ci aiuterà a leggere Dante, leggere le terzine di Dante. E allora entriamo subito nel nostro discorso. Apriamo la Divina Commedia e ci troviamo di fronte questo monumento. La Divina Commedia è veramente un grande monumento in cui formato da 100 canti. 100 canti divisi, 33 per l'inferno, 33 per il purgatorio e 33 per il paradiso. In più l'inferno c'ha un capitolo di introduzione che è quello che leggeremo oggi, il primo canto dell'inferno. Ci troveremo di fronte a questo linguaggio che può sembrare un po' antico, un po' ermetico per qualcuno, però non abbiate paura. Abbiamo preparato un testo molto adatto per voi, in cui le parole chiave saranno messe in grassetto, per cui le potrete seguire e i nostri professori ci aiuteranno ad entrare attraverso queste parole chiavi, a entrare nel percorso di Dante. Un grande percorso che ci conduce ad entrare nel cuore dell'uomo. Dante non vuol fare un percorso verso Dio, ma essenzialmente è alla ricerca dell'uomo. E Dio si pone insieme con Dante come un pellegrino alla ricerca dell'uomo. Questo è il grande messaggio di Dante, il grande messaggio di questo stupendo libro.
Lo facciamo quest'anno perché quest'anno è il settimo centenario della morte di Dante e a fare questa lectura Dantis non siamo i primi, ma ci mancherebbe, da tante parti si continua a leggere e rileggere Dante. E pensate che 50 anni dopo la morte di Dante, il comune di Firenze aveva organizzato questa lettura di Dante e il commentatore di Dante era Boccaccio, che si trovò a commentare e a proporre a tutta la cittadinanza di Firenze la lettura della Divina Commedia. E è lui, Boccaccio, che darà il nome di Divina a questa che per Dante è la Commedia. E allora direi che possiamo partire direttamente. Abbiamo preparato di questo primo canto, che è il canto di introduzione per l'inferno. Abbiamo preparato cinque brani che leggeremo insieme. Quindi invito dalla regia il nostro Vincenzo a metterci in primo piano il testo dell'inferno. Vincenzo, se riuscissimo a esaltare ancora di più al momento in cui si legge la scrittura, vedete che ogni brano ci avrà a fianco delle immagini. Questa è un'immagine di Gustave Doré, che è uno dei più grandi che ha dipinto i vari canti della Divina Commedia. Così va benissimo. E allora io mi taccio. Lascio la parola a Eliseo, il nostro lettore, che ci introduce in questo primo canto con i primi 12 versetti. Prego, Eliseo. Grazie. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tanto era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Don Augusto si è mutato. Mantenendo questa schermata, invito Andrea Stella, il nostro professore, a commentarci insieme. Noi abbiamo sottolineato delle parole chiavi che ci serviranno per seguire il commento di Andrea. Prego, Andrea. Grazie Don Augusto e grazie Eliseo. C'è un ritorno. Ok, vediamo adesso se va bene. Perfetto. Allora, iniziare non è mai semplice, anche perché, come diceva Don Augusto, la Divina Commedia presenta una difficoltà per i lettori moderni, il fatto di essere scritta in un dialetto, il dialetto fiorentino. Dante è tra i primi autori della letteratura italiana a dare dignità letteraria ad un dialetto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire che cosa sta dicendo Dante. E quindi abbozziamo una parafrasi molto semplice. A metà del cammino della nostra vita, io mi sono ritrovato all'interno di una foresta oscura, dal momento che avevo perso la giusta via. Questa terzina la sappiamo a memoria tutti quanti, fa parte del nostro background culturale scolastico. E all'interno di questa terzina troviamo già una buona parte delle chiavi che consentono di interpretare la Divina Commedia. Dante inizia ogni storia dicendoci quando e dove. Il quando in questione è a metà del cammino della nostra vita. Secondo gli studi del tempo, secondo la Bibbia e secondo anche l'età media nel Medioevo, l'età media era di 70 anni, non era così generosa come oggi. Quindi metà del percorso della vita significava aver compiuto 35 anni. Questa è la collocazione temporale, quindi ci troviamo nel 1300. Dante nasce nel 1265, 35 anni dopo, 1300. Il 1300 non è un dato nozionistico,
è un elemento importante per due ragioni. In primo luogo perché rappresenta il periodo in cui Dante raggiunge il massimo successo. Dante è un uomo attivo nel comune di Firenze, è un uomo politico e nel 1300 ottiene il titolo di priore. Era la massima carica allora raggiungibile. Ma è un anno importante anche per la cristianità, perché nel 1300 viene detto il primo giubileo da Bonifacio VIII. Quindi questa data inserisce già la Divina Commedia all'interno di una cornice religiosa, perché il giubileo significa in qualche modo la possibilità per i cristiani della remissione dei peccati, un perdono. E questo è anche quello che andrà a cercare Dante, come vedremo nel corso delle letture. E Dante dice di nostra vita. Questo è un invito al lettore a partecipare, non è il racconto della mia vita, è il racconto della nostra vita. Tu, lettore, non pensare che questa è la mia biografia, perché questa storia che sto per raccontarti in realtà è anche la tua storia. Quindi leggi con attenzione, vivila. Mi ritrovai per una selva oscura, la famosa selva di Dante. Notate il verbo mi ritrovai, quasi trovarsi per caso, perché Dante non sa come è finito là dentro. Ma ritrovai anche perché più volte si va vagando alla ricerca di una meta e spesso e volentieri si ritorna al punto di partenza, si commettono gli stessi errori. Quindi è un ritrovarsi di errore, ma è anche un ritrovarsi nel senso di un trovarsi per caso. In una selva oscura, il bosco. Nel Medioevo la foresta è il luogo peggiore da incontrare, perché i rischi che si corrono sono tantissimi, i briganti, animali feroci, quindi la foresta e il bosco rappresentano nell'immaginario del Medioevo il luogo della perdizione, il luogo del non ritorno, il luogo del disorientamento e, come abbiamo detto come parola chiave di questo primo canto, lo smarrimento. La selva è definita con un unico aggettivo, oscura, che rende la difficoltà esponenziale, perché già perdersi in un bosco è difficile nel Medioevo. Se poi siamo nelle tenebre, le possibilità di salvezza sono ancora di meno. Che la diritta via era smarrita. Diritta via è un'espressione che utilizziamo tutti i giorni per indicare la strada che ha tracciato Dio. Ed effettivamente questo diritta via ci consente di interpretare queste terzine in un'altra prospettiva. Dante ci dice che a metà della sua vita si trova in una fase di disorientamento. Si trova, da un punto di vista morale, nel momento nel quale ha perso i suoi punti di riferimento. Se vogliamo intenderla a livello religioso, possiamo dire che si è allontanato da Dio, ed è così. Come si è allontanato da Dio? Ha deciso di praticare i piaceri della vita quotidiana, si è dedicata alla vita politica e in qualche modo ha messo da parte la fede. Dal punto di vista morale ha perso molti dei valori per i quali era cresciuto. E quindi la selva rappresenta in una linea generale il peccato. Il peccato che, come dice giustamente D'Avenia, non è tanto l'adesione a una regola che viene dall'alto, ma è quanto come da intendersi la perdita di se stessi. È un allontanamento dalla conoscenza di se stessi. Se io ho perso tutti i miei valori, se io ho perso i miei obiettivi, le mie mete, ho perso la mia identità e quindi vago inesorabilmente, senza una meta. Quindi Dante ha bisogno di recuperare la diritta via, quella via che consente all'uomo di arrivare alla felicità. Felicità che ovviamente ha tracciato Dio per gli uomini e che Dante potrebbe seguire, ma si è allontanato, si è smarrito. Nella terzina successiva abbiamo la descrizione della selva. E che cosa ci dice Dante? Oh, quanto è difficile descrivere come fosse questa selva così selvaggia, inaccessibile, fitta, quindi buia, aspra e forte, che nel pensiero ancora oggi mi ricorda la sensazione della paura. Dante, che si accinge a scrivere la Divina Commedia, al ricordo di quell'esperienza prova ancora lo stesso terrore di allora.
Non ci soffermeremo sulle questioni tecniche, però dobbiamo anche ammirare il poeta. Sentite com'è bello questo verso che descrive la selva. Esta selva selvagge, aspre e forte. Con i suoni Dante rende tutto il terrore che si può provare in questo periodo. Il suono della R, della L, della S si scontrano tra di loro e danno l'idea proprio di qualcosa di ostile, di impenetrabile, di inaccessibile. Successivamente Dante aggiunge qualcosa in più. Ci dice tante amara che poco di più è la morte. Di che morte parla Dante? Dante parla di una morte che è dannazione, una morte senza valori, una morte in cui uno ha perso la propria identità, una morte senza Dio. Quindi è la morte di chi non riesce a raggiungere la felicità, ma sopravvive. E quindi paragona la selva ha qualcosa di poco inferiore rispetto a questa morte, la morte dell'anima. Ma c'è un ma. All'inizio del verso successivo abbiamo ma per trattare il ben chi vi trovai. Questa selva è poco di meno che la morte, ma per raccontare il bene che io vi ho trovato all'interno, vi dirò delle altre cose che vi ho visto. Quel ma è importante, perché se l'uomo si ancorasse solo a quello che non va e continuasse a lamentarsi inesorabilmente della propria esistenza, rimarrebbe allo stato originario, non avrebbe mai la speranza della redenzione o comunque di un miglioramento della propria condizione esistenziale. Quindi quel ma indica un cambiamento, perché la selva, a partire da questo verso, non è più solo il luogo della perdizione, ma diventa anche luogo per il riscatto personale, per il riscatto morale. Nel momento in cui l'uomo ha raggiunto il fondo, il picco verso il basso, la selva offre un'occasione, perché all'interno di quel luogo Dante trova una possibilità di salvezza, per trattare del ben chi vi trovai. Questo bene nella letteratura è stato interpretato in tanti modi, e sarebbe inutile adesso soffermarsi su questo, ma è evidente che da qui inizia il viaggio di Dante, ed è un viaggio di ripresa di se stesso, di recupero della propria identità, di ascesa dal peccato. Dante poi dice: io non so ben ridir come vi entrai, cioè io non so dire esattamente come sono finito all'interno di questa selva. Tant'era pien di sonno che a quel punto la lasceria abbandonai, cioè io ero a tal punto intorpidito nell'anima che abbandonai la dritta via, la diritta via. Che cos'è questo sonno? Il sonno non è andare a dormire, Dante non si è appisolato e all'improvviso si è ritrovato all'interno della selva. No, il sonno in questione è il sonno dell'anima. Una sensazione che potremmo definire come un mix tra l'incapacità di agire e questo senso di inquietudine, di desolazione, questa mancanza di obiettivi che messi tutti insieme danno staticità alla persona e non gli consentono quindi di emergere, di recuperare se stessi. Quindi il sonno rappresenta proprio il torpore dell'anima. E da lì bisogna riprendere. Questi primi versi sono importanti perché rappresentano proprio il senso di tutta l'opera. Ci esprimono l'obiettivo. Dante ormai ha raggiunto la consapevolezza che è necessario un cambiamento. Questo cambiamento è lungo e lo vedremo adesso con le colleghe a cui sto per cedere la parola. È un cambiamento lungo, un cambiamento impegnativo, è un percorso. Dante si presenta come un pellegrino. Il testo inizia nel mezzo del cammin di nostra vita. Dante è un pellegrino alla ricerca di una meta. E questa meta, ovviamente, vedremo che è Dio. Ma sarà un lungo percorso, come ricordava Don Augusto, lungo ben 100 canti. Andrea, provo a fare un'applicazione, perché in fondo la commedia è una grande parabola, no, della vita. Facciamo un salto di 700 anni, perché leggendo e rileggendo l'oscurità, la paura, queste situazioni, mi veniva in mente quello che stiamo vivendo.
Cioè, questo tempo di pandemia, in fondo, è un annebbiamento totale della nostra vita, dove ci mancano i punti di riferimento, non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa succederà e viviamo un grande senso di paura. Secondo te, possiamo, dal testo di Dante, così lontano di 700 anni, possiamo fare questo tipo di rapporto all'oggi, a questo tempo di pandemia? Ci hai mai pensato che questa oscurità potrebbe individuare anche il tempo che stiamo vivendo? Ovviamente qui parliamo di un malessere esistenziale ed è quello che stiamo vivendo noi. Siamo abituati ad essere liberi, Dante dirà nel Purgatorio, libertà va cercando che essiccare a chi per lei la vita rifiuta, ovvero si può arrivare addirittura a morire per ribadire la propria libertà personale. In questo momento ci sentiamo costretti, ci stiamo costretti da un virus che comunque è imprevedibile, noi possiamo utilizzare ogni strumento, ma è sufficiente pochissimo per contagiarsi. Ci troviamo in una situazione in cui abbiamo perso molti dei nostri cari, dei nostri affetti, dei legami e ricordiamoci che le relazioni rendono viva l'esistenza di ciascuno di noi, quindi interrompere dei legami, lasciarli semplicemente con delle chat, con dei video, non è la stessa cosa, fa male all'essere umano. Quindi come Dante abbiamo perso una parte dei nostri obiettivi, una parte delle nostre certezze. E in questo senso si interpreta facilmente l'attualità di Dante, perché Dante riesce a parlarci in un modo forse anche più complesso, perché parliamo del 1300, però ci viene a parlare di una situazione esistenziale che viviamo tutti quanti. La viviamo adesso col virus, ma ciascuno di noi si può riconoscere all'interno della selva. Tutti noi abbiamo vissuto dei periodi di dubbio, di incertezza, di perdita di obiettivi e anche di rinuncia. E tutti quanti abbiamo cercato di risalire o vogliamo provare a risalire. Quindi l'attualità di Dante è in questo, e questi versi sono epigrafici, potremmo dire. Bene, allora a questo punto chiediamo alla regia di metterci il secondo testo. Il secondo testo e invito Eliseo a prepararsi, accendere il microfono e a leggere questo secondo testo. Prego. Ma poi, che fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'i passai con tanta pieta. E come quei che con la lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua brigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo, che non lasciò già mai persona viva. Poiché hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il più fermo sempre era il più basso. Laura, aiutaci ad entrare de dentro questo secondo testo, che è la continuazione della situazione della selva oscura. Prego. Grazie. Ci troviamo, come ha detto Andrea, nella selva. La selva è lo smarrimento dell'uomo. Dante, in prima persona, vive questo smarrimento e gira, vaga per questa selva, non sa cosa fare. Comincia a prendere, come ha detto Andrea, coscienza del fatto di questa sua situazione molto critica, ma non sa che cosa effettivamente possa fare. Ma in questo girovagare si trova ai piedi di un colle, perché la selva finiva proprio ai piedi di questo colle. Dante è angosciato, è impaurito, ha passato lì la notte, questo periodo buio, e quindi non sa nemmeno quanto tempo, si trova, da quanto tempo si trova in questa condizione, ma ha deciso, è consapevole, è arrivato al punto di decidere che, deve cambiare vita. Quindi compie, un atto molto particolare, guarda in alto,
alza lo sguardo e alzando lo sguardo riesce a vedere che la sommità del colle praticamente è illuminata dai raggi del sole che sta nascendo. La luce gli fa vedere cose diverse. La luce fa sparire l'ansia, l'angoscia. La luce gli dà la speranza che finalmente può uscire dalla selva e può iniziare a salire verso la sommità del colle. Dante, come ha detto Andrea, non sa da quanto tempo, non sa come è entrato, non sa perché è entrato nella selva, ma nel momento in cui ha visto la luce, vede concretizzarsi la possibilità di uscire dalla selva e quindi con molto contento, speranzoso, si guarda indietro come se già la selva si stesse allontanando. E Dante, il Dante autore, perché c'è un Dante che scrive e c'è un Dante protagonista di questo viaggio, il Dante autore dipinge un paragone per esprimere in modo completo il sentimento dell'animo di Dante, che finalmente ha capito che forse il suo desiderio di uscire dalla selva potrà concretizzarsi. È il paragone con il naufrago. Il naufrago che, sfuggito alla morte durante il naufragio, nel momento in cui comincia a nuotare nel mare mosso, nel mare pericoloso, sente perdere le forze, si sente quasi morire, e nel momento in cui sta per cedere a questa possibilità di perdita di totale della speranza, ecco che tocca la riva, ecco che tocca la spiaggia. Quindi, una volta che si è saldamente ancorato sulla terraferma, si guarda indietro, si volge indietro e guarda quell'acqua pericolosa da cui però è riuscito a fuggire. Così, con questo stato d'animo che è pieno di gioia, pieno di speranza perché il naufrago è tornato a vivere, Dante prova gli stessi sentimenti. Dante è pieno di speranza, la speranza che gli fa ampliare la propria vista, gli ha fatto vedere il sole e quindi può tornare a sperare di poter arrivare alla salvezza. Quindi Dante, con molto vigore, con tanta gioia nel cuore, comincia a salire il pendio solitario del monte e prende proprio la forza da se stesso, e il fatto di prendere questa forza da se stesso lo si capisce dal piè fermo. Il piè fermo era sempre il più grasso. Sembra quasi che Dante voglia dire che dal piede fermo, che era quello poggiato sulla terra, che è sempre quello più basso in una salita, Dante prendesse lo slancio per salire sempre più in alto, per raggiungere sempre in fretta, con molta gioia e pieno di speranza, questo suo punto di riferimento, il suo obiettivo, che è appunto la meta del viaggio di Dante. Molto bene, grazie Laura. È molto bella questa dinamica di tenebre e di luce,
Le tenebre, segno dello scoramento, dello smarrimento, e soltanto questa luce che si vede all'inizio dà tanta speranza. Però volevo chiedere a Laura di poterci commentare quello schemetto, quel disegno che c'era a fianco del secondo, lo schemetto lì a fianco. Vincenzo, riesci a zoomare la parte inferiore di questo? Perché in questo momento che stiamo parlando di un viaggio, lì c'è tutto il viaggio della Divina Commedia, e mi sembra che il viaggio comincia da sotto, da qua sotto. Ci potresti dire qualche cosa, Laura? Dunque il viaggio, Dante lo fa iniziare da Gerusalemme. La selva potrebbe trovarsi a Gerusalemme, la città santa. E questo viaggio verso il centro della terra sembra essere un viaggio all'incontrario, perché Dante vuole salire, e se vuole salire verso il paradiso, verso la sommità del monte, perché da lì poi spiccherà il volo per il paradiso, sembra che ci sia un'incoerenza, perché lui si reca al centro della terra, dove noi troveremo, poi vedremo durante il viaggio, Lucifero, che è conficcato nel fiume gelato perché è privo di amore. Ma il fatto che il percorso vada all'interno simboleggia quasi, come diceva prima Andrea e anche tu, Dante si è smarrito, ha smarrito i suoi principi, ha smarrito se stesso. Quindi, andando verso il basso, Dante sembra andare alla ricerca di se stesso, anche incontrando tutto il male possibile. E nel momento in cui arriverà al centro della terra e salirà sulle ali che si muovono di Lucifero, farà come una piroletta ed entrerà attraverso la burella, un condotto particolare, per cui Dante, che sembra andare verso il basso, e invece si troverà a testa all'insù, quindi dritto, sulla spiaggia del paradiso, sulla spiaggia del purgatorio. La spiaggia del purgatorio è lì da dove poi inizierà il viaggio di veramente di salvezza e di espiazione. Comunque, questo viaggio nell'inferno è perché Dante scende all'interno del male, incontrando tanti peccatori che gli mostreranno qual è il male, tutte le possibilità del male, tutte le forme del male che si trovano sulla terra. E mentre scendiamo, noi andremo a vedere che è vero che l'inferno si restringe, ma fondamentalmente incontreremo peccatori che hanno compiuto peccati sempre più gravi, perché hanno ingannato e sono arrivati ad ingannare i benefattori, e il benefattore per antonomasia, che è Gesù. Quindi diciamo che ce ne saranno solo 4-5 giù, proprio attaccati a Lucifero, che è Satana, ma fondamentalmente sono proprio i peccatori più importanti, più cattivi, quelli che gridano più disperatamente. Benissimo. Allora, continuiamo il viaggio insieme con Dante. E a questo punto invito la regia di mettere il terzo testo,
Abbiamo lasciato Dante con una speranza che sta per rinascere perché ha visto una luce e allora in fretta sta camminando verso la luce, ma i guai per Dante non finiscono. Prego Eliseo a leggerci il terzo testo. Ed ecco, quasi al silenziare dell'erta, una lonza leggera che presta molto che di pel macolato era coperta. Non mi si partia dinanzi al volto, anzi impedia tanto il mio cammino, chi fui per ritornare più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle, che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle belle, quelle cose belle. Sì, ciò bene sperarmi la cagione di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che mi parve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aereo ne tremesse. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che vedendomi incontro a poco mi ripigneva laddove il sol tace. Allora, continua e Dante sta per salire, ma i pericoli non finiscono. Ci sono queste tre fiere, tre belve, che gli ostacolano il cammino. Aiutaci a entrare in questo testo molto, molto pieno di significato. Patrizia. Volentieri. Allora, intanto che cosa succede? Proprio all'inizio del colle, quando sta per incamminarsi, perché abbiamo parlato, Laura ha chiuso con la speranza, no, di Dante, che vede questo colle illuminato dal sole, e quindi baldanzosamente, forte della sua speranza, Dante si avvia verso il colle. Ma proprio all'inizio una lonza leggera, cioè dobbiamo immaginare una lince, un leopardo, no? Dall'aria agile, veloce, che ricoperta di pelo macchiato, perché appunto nell'immaginario medievale la lince è somigliante a una pantera oppure a un leopardo, possiamo immaginare. E immaginiamo questa bestia che arriva velocemente, rapida, con lo scatto di un felino. E che cosa fa? Si para davanti a Dante e gli impedisce di andare avanti. Infatti dice: non mi si allontanava da davanti, anzi impediva tanto il mio cammino che io provai più volte a tornare indietro, stavo quasi per tornare. Però, dice Dante, era un'ora del mattino, era presto, era mattina presto, ed era precisamente l'ora in cui il sole era primavera, il momento in cui il sole entra in ariete. Infatti, dice Dante, il sole saliva su nel cielo, nella costellazione dell'ariete, appunto, sotto la quale si riteneva nel Medioevo che Dio avesse creato il mondo. Quindi, perché con l'ariete comincia la primavera e comincia l'anno, diciamo così, delle stagioni, no? Quindi, poiché ai tempi di Dante guardare il cielo e conoscere, avere conoscenze astronomiche comprendeva anche conoscerne il significato, e cioè quella che noi chiamiamo astrologia, Dante si prende speranza da questa cosa, perché l'ariete è l'ora del tempo, quindi l'ora della mattina e la primavera lo invogliano ad avere fiducia in un buon inizio. Però che succede? Mentre cerca di rincuorarsi, arriva un'altra bestia e dice infatti: non il mio rincuorarmi non fu tale da non, diciamo, fu tale ma non mi salvò dalla paura, e sottolineo questa parola, la paura che mi dette la vista che ebbi di un leone, mi apparve questo leone. Questo leone mi veniva incontro con la testa alta, pieno quasi di fame rabbiosa, e sembrava che l'aria tremasse intorno a lui. E
Oltre il leone, Dante vede una lupa che sembra talmente carica nell'essere così magra, carica della sua fame, della sua bramosa voglia, e sicuramente aveva, il lupo è l'animale famelico per eccellenza, vi ricorderete il lupo di Gubbio, no? Di San Francesco, quindi era l'animale che si associava alla fame, ad una fame anche feroce, quindi aveva fatto soffrire tante persone, tante popolazioni, no? Per la sua ferocia. Quindi la lupa lo carica talmente tanto d'ansia, con la paura che prende, che perde la speranza, quella speranza che aveva nutrito, di cui ci ha tanto bene parlato Laura, la perde definitivamente, la speranza di poter giungere lassù in alto. E anzi, dice, come quello che ha guadagnato facilmente e accumulato dei beni, poi arriva il momento in cui si trova a perdere tutto e si dispera, quindi è profondamente disperato di questa perdita che lui ha, e si trova in questa condizione a causa di questa bestia senza pace, cioè la lupa, che lo mette spalle al muro, diciamo così, gli impedisce di andare avanti, addirittura lo spinge lì dove il sol tace. Bellissima immagine, come se il sole potesse parlare, no? In quella parte oscura della selva lo sta spingendo la lupa, dove il sole che tace significa che la luce non gli può più consentire di andare avanti, non gli può dare più indicazioni. Allora, perché sono importanti queste bestie? Giustamente tu, Don Augusto, dicevi entriamo nella simbologia. Sono sempre state rappresentate, intanto sono fiere e quindi rappresentano sicuramente un istinto quasi animalesco, potremmo dire, dell'uomo. Sono quegli istinti non controllati contro i quali ci dobbiamo trovare tutti a combattere in qualche maniera. All'epoca di Dante, diciamo così, in senso anche tradizionale, queste tre fiere rappresentano la lussuria, la lince, che ha questo aspetto così elegante, così piacevole anche, fiera la gaietta pelle, dice Dante, no? Per dire proprio che ha un pelo attraente, questa sua figura proprio attraente. Non è un caso che sia la prima ad arrivare la lussuria, perché in qualche modo ci affascina. È quella che forse ci spaventa di meno, ma subito sopravviene il leone, che è la superbia, e poi la lupa, che è l'avidità, la cupidigia. Ora, queste tre bestie rappresentano sicuramente tre mali che l'umanità affronta da sempre, soprattutto a livello collettivo. Oggi lo possiamo tradurre con tre parole: sesso, potere, soldi. Ma non tanto con le tre parole in sé, che non hanno niente di cattivo, è l'uso che se ne fa. L'uso, per esempio, sesso, potere e soldi, che sono accomunati, è il potere che accomuna sesso e soldi e ne fa strumento di potere. Che cos'era ed era un problema sicuramente, che le persone di potere ai tempi di Dante, la Chiesa non era esente da questo, lo sappiamo bene, e con questo si dovevano confrontare sia gli uomini di governo che gli uomini di governo della Chiesa. Anzi, si può dire che diciamo, con questo si dovevano parecchio confrontare. Ma questo basta aprire un telegiornale, che vediamo che è molto frequente anche nella nostra vita, perché la lussuria è tutte le volte che noi mercifichiamo, facciamo nostro un oggetto, nelle nostre mani l'altro. Quindi quando abbiamo giovani che si prostituiscono, vengono fatte prostituire, o anche non si prostituiscono, ma in cambio di cose, in cambio di borse, in cambio di beni, o la pedofilia, o insomma, voglio dire, non c'è bisogno che sto a raccontare, basta veramente aprire un telegiornale per vedere in che modo il potere, i soldi siano strettamente legati anche con questo uso mercificato, diciamo così, del sesso. La lussuria è anche l'attaccamento ai beni del mondo, per esempio l'attaccamento al successo, a essere comunque considerati qualcuno, l'attaccamento ad avere un'immagine, diciamo così, che sia riconosciuta. Come però queste tre belve, perché noi non siamo gente di potere, no? Noi gente qualunque, noi giovani, anziani, persone comuni della strada, in che modo queste tre belve ci possono rappresentare? Perché noi col potere forse non avremo mai a che fare. Però quante volte
Posso chiedermi, per esempio, io ho considerato l'altro una mia proprietà, ho voluto fare dell'altro, come dire, quello che io volevo. Quante volte io, anche se non sono stato bullo, non sono stato prepotente, non sono stato violento, ho manipolato l'altro e ho, come dire, rinforzato la mia superbia, cioè mi sono voluto sentire qualcuno prepotente, cioè più potente di quello che mi spetta, perché non so riconoscermi se non sopra gli altri, no? Questa logica di sopraffazione che non è più nemmeno logica, perde del tutto la sua logica. E infine, più di tutte, io direi è l'avidità. L'avidità che si trasforma, che non è tanto perché magari possiamo vederlo col desiderio di ricchezza, di onorificenza o cose del genere, ma è proprio invece il fatto di affidare agli oggetti, alle cose, all'avere qualcosa che ci faccia sentire qualcuno. Ecco perché, lo dirà poi più tardi Dante, lo farà dire a Virgilio, questa lupa quando ha mangiato poi ha sempre più fame, perché l'avidità non si sazia mai, perché cerca di recuperare con l'avere una fame che è invece di essere, e si vuole coprire questo. Ecco, io vedrei questa parte, la vedrei in questo modo. Molto bene. È interessante come il testo prende corpo, no? Dante comincia con l'oscurità, poi c'è questa speranza della luce e ora sembra quasi non venir fuori da questa situazione impossibile. Ma ci abbiamo un quarto testo importante, dove si intravede il cammino che Dante dovrà fare. Invito dalla regia Vincenzo a presentarci il quarto testo e di mettere, ingrandire solo la parte del testo. Comincia allora a leggere Eliseo. Questo testo lo leggeremo insieme. Prego, Eliseo. Mentre chi chinava in basso loco, dinanzi agli occhi cui si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui. Qualche tu sii, o d'ombra o d'uomo certo. Omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantuani per patria ambedue. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto gli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Forse tu, quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposi io a lui con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Tenere altro viaggio, rispose, poiché lagrimar mi vide, se vuò campar desto loco selvaggio. Patrizia, ancora tu. La speranza si può riaccendere perché ci può essere una guida. Chi è questo Virgilio che appare e sarà la guida di Dante? Nel momento più critico, sì, nel momento più critico c'è sempre una possibilità. Nel momento più critico appare questa cosa, lo dice proprio, mentre io rovinavo
quindi rotolava proprio in basso loco, e dove questa parola rovinava proprio ci dice lo sfaldamento, lo disfacimento totale, no? Delle speranze, e proprio cadere al colmo della disperazione. Davanti alla mia vista mi si fu offerto, cioè è qualcosa di insperato, lui non sta guardando intorno, qualcosa gli viene, qualcuno gli viene incontro, gli viene proprio offerto, è il dono che la vita ci fa quando meno ce l'aspettiamo. Ecco, torno a quel pezzo che ha detto Andrea prima, per trattare del ben chi vi trovai, questo è il primo punto di luce nella valle oscura. Chi viene avanti? Qualcuno che per lungo silenzio sembrava quasi trasparente, no? Quasi era labile, flebile, no? Sembrava quasi non aver voce. Perché questo accade? Perché c'è un po' di selva oscura, perché Dante quasi non crede ai suoi occhi, perché è disperato, però lui intravede questa forma in questo grande deserto, cioè in questo luogo abbandonato da tutti, dove Dante è solo, chiede la sua parola, la sua prima parola è una richiesta d'aiuto. Miserere di me, gridai io lui. Qual che tu sii, sono due espressioni importantissime, perché la prima, miserere, ci dice l'importanza, intanto, no? Di capire che ho bisogno di aiuto e di chiedere per il mio bisogno. Questa è una cosa fondamentale, vale tantissimo nella nostra vita. Tante volte noi stiamo male e ci aspettiamo, non so, che magicamente qualcuno venga e ci soccorra, e magari noi non sappiamo neanche dire che cosa abbiamo. Invece Dante si è accorto di aver smarrito la via, a differenza di tanti, perché tanti siamo smarriti e non sappiamo di esserlo. Dante si è accorto di aver smarrito la via, e così in questo momento di disperazione ha la grandezza e l'umiltà di dire aiutami. Però la frase che dice dopo, chiunque tu sia, è una cosa che ci dice quanto è delicato il momento in cui abbiamo bisogno d'aiuto, perché nel momento della disperazione rischiamo di attaccarci al primo che capita. E invece, come dice anche Nembrini, attenzione a chi ti affidi, è importantissimo, perché non si cresce da soli, questo è vero, non ti salvi da solo, non ti sviluppi, non ti evolvi da solo. E tutti abbiamo il diritto, oltre che il bisogno, all'orientamento e a una guida. C'è comunque in una parte della nostra vita in cui questo serve. E tante volte, se siamo stati ribelli a questa idea, è perché magari associamo l'idea della guida a qualcuno che ci tarpi le ali. E però poi che succede? Che magari affidiamo, senza volerlo, tante volte da giovani l'abbiamo fatte queste cose, al primo che passa, a uno che magari ci seduce in qualche modo, no? Con le sue così attrattive, e ci dimentichiamo, poi ci allontaniamo da noi stessi. Questo poi succede, e quindi è interessante questo passaggio, e parla molto di noi, perché questa cosa succede dentro l'animo di ciascuno di noi, nella selva oscura che ciascuno di noi si trova ad affrontare nei momenti più imprevisti della sua vita. E quindi Virgilio risponde proprio: non sono un uomo, lo sono stato, e i miei parenti furono entrambi lombardi, mantovani tutti e due, sono nato sotto Giulio Cesare e sono vissuto a Roma sotto Augusto al tempo degli dei, no? E qui ci si sarebbe da aprire tanto sul perché Dante sceglie Virgilio, no? Adesso ne parliamo. Fui poeta e ho cantato di Enea che ha lasciato Troia dopo che la città, la superba città, una città dominatrice di territori circostanti, no? Era la padrona degli stretti, Troia, dopo che Troia fu distrutta. Ma tu, quindi lui si presenta, ma subito si prende cura, così fa il vero maestro, si prende cura della persona che gli viene affidata e fa una domanda, socraticamente vorrei dire, no? Una domanda che chiede una risposta da cercare dentro di sé. Tu perché torni a questa noia, a questa angoscia così grande, a questo dolore, a questa pena? Perché spesso succede proprio questo, che noi vogliamo evitare di soffrire, nessuno vuole soffrire, però cerchiamo scorciatoi, cerchiamo anche di evitarla la sofferenza, e non ci rendiamo conto che dobbiamo fare dei passi, anche perché nessuno ci aiuta a capire qual è la strada. No? La domanda è perché
io che aspiro alla felicità, invece alla fine mi trovo sempre ad andare verso la mia stessa sofferenza. E la domanda di Virgilio è la domanda che ci fa a noi stessi, no? Perché non sali questo monte? Perché non fai un cammino che ti porta a quella felicità che è principio e causa, cioè che è fondamento ed è origine della gioia vera, della gioia piena, della vera felicità? Quindi Virgilio, questo Virgilio che rappresenta, è sicuramente rappresentazione della mente, della poesia, della ragione, ma come dice un illustre studioso che si chiama Auerbach, è prima di tutto Virgilio, cioè il poeta amato da Dante, su cui lui ha studiato a lungo, infatti dice proprio questo, lo riconosce e c'è nelle parole di Dante, nel riconoscere in Virgilio il suo maestro, la sua guida, si vede tutto l'amore che Dante ha avuto per questa figura che non è soltanto parole scritte nei libri. Virgilio gli ha veramente insegnato, e possiamo ben dirlo perché gran parte, questi primi canti dell'Inferno, lo vedremo, sono ripresi quasi tutti, si ispirano moltissimo al sesto libro dell'Eneide, alla discesa di Enea nel mondo dei morti, prende tantissimo da Virgilio. Virgilio era anche amato nel Medioevo perché per quella famosa profezia, diciamo, che piaceva tanto ai cristiani, nella quarta ecloga, che era riferita ad Augusto, a questo bambino che doveva nascere e fondare una nuova età dell'oro, ma i cristiani del Medioevo l'avevano presa come una profezia inconsapevole della venuta del Cristo. Quindi è sicuramente un maestro di poesia, un maestro anche di saggezza. Infatti, cosa gli risponde Dante? Tu sei il mio maestro e il mio autore, cioè sei quello che mi ha insegnato, magister, quello che hai quella sapienza più di me che mi hai dato, e sei anche l'autore, cioè quello a cui io riconosco autorevolezza, autorità. La tua saggezza diventa la mia saggezza. Ora, Virgilio è una figura interessantissima perché rappresenta sì il maestro, la guida esterna, diciamo così, che è sicuramente, può essere per un giovane, può essere un adulto, ma è anche l'amico, un amico sincero che ci dica le cose come stanno, magari una persona incontrata casualmente, che ci dice però la cosa giusta che serve a noi in quel momento. Come dice l'antico detto, il maestro arriva quando l'allievo è pronto, e quindi la vita ci fornisce il maestro giusto per quella occasione, ma anche rappresenta quel saggio, quella figura del maestro interiore, la voce saggia che noi ci portiamo dentro, che però il maestro esteriore deve essere in grado di risvegliare in noi, che è una cosa che vedremo che in tutto il percorso poi Virgilio farà con Dante. E quindi ci dice una cosa interessante, molto importante per noi. Che cosa ci dice l'intuizione profonda e del maestro esterno e del maestro interiore? È: a te conviene tenere altro viaggio. Questo percorso, questa difficoltà non si combatte con le armi solite. Primo, non ci sono scorciatoie, non la puoi evitare, devi rassegnarti, anzi accettare, non rassegnarti che sarebbe passivo, ti devi mettere nella condizione di svolgere questo viaggio su un altro piano, accettare in questa prova il bene che questa prova ti può dare. E torniamo ai versi iniziali, perché questa bestia per la quale tu gridi, cioè questi istinti, in particolare la lupa, cioè l'avidità, che nasce da una profonda insicurezza, ecco perché non lascia passare nessuno, l'avidità che nasce, il bisogno di sostituire oggetti con l'essere, nasce dal fatto che noi non sappiamo chi siamo, non abbiamo, dove si fonda il nostro essere, chi sono io, dove voglio andare, chi sono io per me o sono quello che gli altri vedono di me. Quindi è da qui che si capisce questa bestia che ha più fame di prima. È veramente pericolosa, perché io rischio di mettermi una maschera di quello che io non sono, pur di piacere agli altri, pur una vita fasulla in cui perdo chi sono veramente. E questo è il messaggio importante che dà Virgilio. Benissimo, Patrizia.
Ti vorrei invitare a spendere un altro minuto soltanto per una domanda, no? che sembrerebbe che Virgilio fa a Dante che sembra quasi superflua. In realtà Virgilio sta lì perché lo sa perché sta lì, ma a livello pedagogico sembrerebbe quasi superfluo che chieda a Dante ma perché tu sei qui? Però invece è una domanda importante perché lo invita a prendere, se tu non prendi coscienza della tua realtà e quindi tenere un altro viaggio, non potrai mai affrontare le situazioni della vita. Patrizia? Sì, è esattamente così. Cioè da una domanda che chiede risposta, cioè una domanda col punto interrogativo. Non sono quelle domande retoriche col punto esclamativo, no? Quando uno si chiede perché proprio a me, no? Tante volte se lo chiede senza domandarselo, è un'imprecazione perché proprio a me. E questo succede moltissimo, tutti i dannati dell'inferno hanno questa caratteristica, di essere arrabbiati perché è successo proprio a loro. E le anime del purgatorio invece, lo vedremo poi se sarà possibile, si fanno la domanda, se lo chiedono veramente perché, e da quella domanda si muove tutto il movimento di purificazione. La domanda che fa Virgilio a Dante è la stessa che gli farà Beatrice sulla cima del paradiso terrestre. Gli fa una lavata di testa tremenda, ma lo costringe a parlare, non perché lo vuole avere questa soddisfazione, ma perché è importante farsi la domanda e darsi una risposta, come si dice a volte anche facendo battute. Benissimo, andiamo all'ultimo testo che ci conduce alla fine di questo primo canto dell'inferno. Prego Vincenzo di metterlo in onda, lo leggeremo sempre io insieme ad Eliseo. Zoomma per favore sempre più sul testo, grazie. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco perché speran di venir quando che sia alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salir, anima fia, a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partir, che quello imperator che lassù regna, per ch'io fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui cui vi elegge. E io a lui. Poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, sicch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allora si mosse e io li tenni dietro. Allora, Laura, il finale di questo incontro bellissimo. E questo è proprio il finale, nel senso che tutto il discorso che ha fatto Patrizia sul fatto che Dante sta prendendo consapevolezza grazie al suo maestro, qui si concretizza, perché da una parte vediamo che Virgilio, proprio in virtù della sua autorevolezza, che si nota attraverso i due verbi, penso e discerno, penso e giudico, perciò stabilisco, perché io ho giudicato dopo aver riflettuto con profondità, quindi stabilisco che tu faccia un viaggio diverso, un viaggio che ti faccia uscire da questo luogo e attraverso il
mondi eterni, ti porti lassù dove tu desideri. Attraverso questo viaggio noi incontreremo, tu incontrerai, perché poi Virgilio dice a Dante, tu incontrerai le anime dei disperati. Quelli quindi sono le anime dannate dell'inferno che gridano, urlano, e già le parole grida e strida ci suggeriscono il caos proprio della lingua, che testimonia quanto questi uomini siano caduti in basso, e che molti di loro aspettano con ansia il giudizio finale, proprio non perché le loro pene debbano finire, ma perché almeno il loro destino sarà definitivo. Poi incontrerà Dante le anime di coloro che sono contenti di soffrire le pene. Sembrerebbe un assurdo, un controsenso, e invece non è così, perché le anime del purgatorio desiderano espiare anche con il dolore tutti i peccati che hanno commesso, e quindi perché desiderano quanto prima di arrivare nel mondo dei beati, in paradiso. E se Dante, Virgilio dice, se Dante vorrà anche visitare il luogo del paradiso, e come vedremo sarà il compimento del suo viaggio, Virgilio affiderà Dante ad un'anima che è più degna di lui. E nei versi, e questa anima più degna è Beatrice, lo vedremo nei canti successivi e parleremo ampiamente di quest'anima. Ma nei versi successivi, no, adesso noi troveremo, diciamo, una certa tristezza da parte di Virgilio. Virgilio è stato esaltato dallo stesso Dante, si è mostrato molto sicuro di quello che diceva, perché è la ragione, perché è l'intellettuale, perché è il poeta, è una grande figura. Ma Virgilio è pagano, e attraverso parole molto belle, l'imperatore che lassù regna, che regna in paradiso, Virgilio non può nominare Dio perché è un pagano, quindi l'imperatore che lassù regna, dove è tutto il suo potere, non vuole che io entri nel suo regno, perché durante la mia vita non sono stato un seguace della sua legge. E questo re, che ha lassù anche la sua città e anche il suo trono, proprio non mi vuole nel suo regno. E il verso 129, o felice colui per chi vi elegge, o felice colui che è stato scelto da Dio per entrare nel paradiso, sarà felice. Virgilio, con una grande tristezza, sottolinea questo aspetto, che lui non potrà mai essere felice perché non potrà mai entrare nel paradiso. Negli ultimi versi, che sono a conclusione di questo primo canto, sembra che Dante sia maturato tantissimo. Per noi è il tempo breve di una lettura di un canto, per Dante invece è la maturazione completa, perché il canto è iniziato con la selva oscura, dove Dante era pauroso, era angosciato, si trovava nel buio. Adesso, grazie alla presenza del maestro, come ha detto prima Patrizia, Dante diventa sempre più consapevole della sua forza, della sua capacità, e nel momento in cui chiede a Virgilio di guidarlo attraverso sia le anime dolenti sia le anime contente, per poter vedere la porta di San Pietro e tutti i regni dell'oltretomba,
ma nel momento in cui Virgilio si muove, Dante gli va subito dietro, ha perso ogni paura, o perlomeno così sembra. Benissimo, faccio concludere ad Andrea, questo, anche perché questo rapporto maestro-discepolo è una delle cose più affascinanti. C'è un maestro e c'è un discepolo, ma poi sembrerebbe che quasi le due figure si scambiano. C'è chi ha detto che nella vita non si diventa grandi per crescita, ma per chi si segue. Allora concedo ad Andrea un minuto per concludere questo canto. Virgilio è sempre il microfono, Augusto, grazie. Virgilio è un'ancora di salvezza per Dante, anche un punto di riferimento. Tu sei il mio maestro, il mio autore, gli dice Dante, tu sei il mio maestro, sei la mia fonte. E è la figura perfetta per poter guidare Dante in questa prima parte del percorso. Lo diceva prima Patrizia, perché Virgilio? Perché Virgilio rappresenta la ragione, rappresenta quella capacità di indagare i fatti in modo oggettivo. Virgilio non ha conosciuto Dio, quindi la sua indagine, la sua riflessione è una riflessione che si basa solo su dati concreti, su dati di fatto. Ecco perché è una guida insufficiente nel paradiso, perché nel paradiso serve qualcosa in più, serve la capacità anche di interpretare tanti segni, tanti elementi che appartengono al cristianesimo. Ma come guida in questa fase Virgilio è fondamentale, perché non si può arrivare a comprendere l'ultra terreno, il trascendente, se prima non si è indagato all'interno della propria anima sui dati concreti, sugli errori effettivamente commessi. Quindi in questa fase serve la riflessione, serve il dato oggettivo. Vedremo già un Virgilio più in difficoltà nel purgatorio, perché il purgatorio è una fase di transizione tra inferno e paradiso. Virgilio non conosce bene l'ambiente del purgatorio, non conosce bene le anime, sono anime privilegiate perché hanno la speranza della salvezza, e lì la ragione comincerà a vacillare, quindi anche questa guida perfetta avrà qualche difficoltà e avrà bisogno delle anime per farsi guidare. E infatti Beatrice non arriva nel paradiso, arriva in realtà nel purgatorio poi alla fine. Quindi Virgilio è la guida ideale nell'inferno e in una parte del purgatorio. Ed è il maestro che Dante ha sempre amato, il maestro da cui ruba lo stile, lo dice espressamente, ma da cui ruberà molto altro. Molti dei personaggi che compaiono, molti dei paragoni che Dante fa all'interno dell'inferno e del purgatorio, in realtà risalgono all'esperienza delle Eneide. Quindi è un punto di riferimento costante. Benissimo. Un saluto allora, concludiamo in questo momento, un saluto a tutti voi che insieme con noi siete diventati discepoli della Divina Commedia, nel quale possiamo veramente assorbire tanto. Grazie a Patrizia, Laura e Andrea, grazie alla lettura di Eliseo. Noi abbiamo fissato altri appuntamenti. Allora, il prossimo appuntamento sarà il 15 febbraio, quindi 1 febbraio, 15 febbraio, poi di nuovo sarà 1 marzo, 15 marzo, per cui non ci distacchiamo per questi due mesi da questi due appuntamenti, e quindi buona lettura a tutti, grazie a Janus Liber, grazie a tutti voi. L'appuntamento al 15 febbraio. Arrivederci.